Mara Venier, la storica conduttrice di Domenica In su Rai 1, potrebbe dire addio al programma in corso, segnando così la fine di un'era. In un'intervista a Belve ha confermato la sua decisione di lasciare il timone, suscitando grande emozione tra i fan. Questa volta sembra determinata a chiudere un capitolo importante della sua carriera, diversamente da altre volte in cui aveva annunciato il ritiro per poi tornare. Durante la conversazione con Francesca Fagnani, Mara ha parlato apertamente di un periodo difficile segnato dalla depressione. A 74 anni non nasconde più le sue debolezze, affermando che è fondamentale riconoscere i propri limiti. Ha anche toccato il tema della violenza subita in gioventù, esprimendo il desiderio di chiudere quel capitolo, ma ammettendo che le cicatrici rimangono. Con l'addio di Mara Venier, la Rai si trova di fronte alla sfida di trovare un sostituto all'altezza. La conduttrice ha espresso la sua preferenza per Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari Tuoi, sottolineando il suo stile fresco e innovativo che potrebbe portare novità al programma. De Martino, già in pole position per il Festival di Sanremo, rappresenta una scelta audace e potenzialmente vincente per la rete. Infine, Mara ha voluto ringraziare Maria De Filippi per il sostegno nei momenti difficili della sua carriera, evidenziando l'importanza delle relazioni nel mondo dello spettacolo. Questo riconoscimento menluce non solo la gratitudine di Mara, ma anche l'importanza di avere persone che credono in noi e ci supportano nei momenti